Altri due gialli che si aggiungono al triste elenco dei bergamaschi morti fuori dai confini nazionali. Due uomini sono stati infatti trovati privi di vita in circostanze tutte da chiarire, uno in Brasile, l'altro in Kenya. Potrebbe rientrare a Bergamo mercoledì la salma di Nicola Fumagalli, quarantenne di Città Alta, morto sabato nella capitale brasiliana. Il massaggiatore sarebbe precipitato dalla finestra al decimo piano della camera d'albergo in cui alloggiava. Secondo l'ambasciata italiana, si tratterebbe di una disgrazia senza testimoni. Nicola viveva con la moglie Paola, avvocato, nella casa di famiglia in piazza Mercato del Fieno. Il suo viaggio era iniziato una decina di giorni fa. A Brasilia era giunto con tre amici bergamaschi, con i quali condivideva i dettami della filosofia New Age. Proprio questa passione aveva spinto i tre amici a recarsi nella località Alto Paradiso de Goiás, sede in questi giorni del Festival della Ayahuasca, una bevanda al centro del rituale del Santo Diame. Proprio in quel luogo, lo scorso 26 agosto, Nicola aveva deciso di bissare il matrimonio secondo il culto sciamanico della maestra Deva Darshan. La cerimonia ha come momento centrale l'assunzione della bevanda, che contiene una fortissima sostanza psicadelica, considerata illegale sia in Europa sia negli Stati Uniti d'America. Per stabilire con certezza le cause della morte, si attende l'esito dell'autopsia. Epilogo tragico anche per Gian Mario Invernici, trovato morto nella sua stanza d'albergo dalla polizia locale di Malindi. L'artigiano 36enne era originario di Cividino, ma viveva a Grumello del Monte con la moglie Anna e la figlia di 11 anni. L'uomo aveva intenzione di mettere in piedi un'attività di import-export insieme a un amico. Proprio lui, non riuscendo più a vederlo o a contattarlo, ha dato l'allarme. Avrebbe infatti allertato le forze dell'ordine e, dopo aver bussato la porta della stanza di Invernici, l'hanno trovato privo di vita. L'artigiano parrebbe essere morto a causa di un malore improvviso, che l'ha colpito mentre stava dormendo. Si attendono quindi le rispettive autopsie per cercare di dare una risposta a due morti avvenute nell'arco di sole 24 ore.